Oggi voglio con questo video aiutare un po' tutte quelle persone che mi hanno chiesto come imparare ad eseguire le trazioni alla sbarra. Siete in tanti che vi state avvicinando all'allenamento e stiate scegliendo per i vostri allenamenti esercizi più produttivi. Allora, uno degli esercizi più efficaci per allenare la schiena sono sicuramente questo esercizio chiamato trazioni alla sbarra. Però è un esercizio non semplice da fare, soprattutto per tutte quelle persone che non l'hanno mai messo in pratica, perché afferrare la sbarra e portare in alto il proprio corpo non è cosa semplice. In particolar modo, per riuscire a centrare questo esercizio sarà importante tantissimo lavorare sulla tecnica dell'esercizio, ma sarà importante riuscire a mettere forza nei muscoli di tirata, quindi principalmente tutta la schiena e i muscoli delle braccia, e poi sarà importante per eseguire in modo corretto le trazioni alla sbarra anche avere mobilità sulle spalle, ossia sarà importante riuscire a portare in modo verticale le braccia, perché se voi non riuscite a portare sulle braccia in verticale, ma ossia riuscite ad alzare solo in questa posizione le vostre braccia, l'esercizio di trazione alla sbarra non sarà un esercizio congeniale per la vostra spalla, perché a lungo andare si creano dei sovraccarichi e questo può generare degli infortuni. Ma nel video di oggi cercherò di farvi vedere proprio come riuscire da non essere in grado di fare questo esercizio a mettere in pratica almeno una trazione. Il percorso non è un percorso breve, ci vorrà del tempo, quindi non aspettatevi di non aver mai fatto trazione alla sbarra nel giro di una settimana, due settimane, riuscire a mettere in pratica questo esercizio, impegnativo per andare a allenare tutti i muscoli di tirata del vostro corpo. Partiamo subito col dire che ci sono due forme di trazioni alla sbarra, quello a presa inversa, quindi le mani sono messe in questa posizione, i pollici guardano all'esterno, e questo generalmente prende il nome di chin up, o anche trazioni alla sbarra impugnatura inversa. E questo è il primo step che andremo a vedere di mettere in pratica. Il secondo step sarà poi riuscire a fare i pull up, anche chiamati trazioni alla sbarra presa prona. Presa prona si intende che le mani saranno messe in questo modo alla sbarra e i pollici guardano all'interno. La presa sarà sempre avvolgente con la sbarra per avere più forza nell'esercizio e anche per una migliore tecnica e prevenzione degli infortuni. Presa inversa, presa prona, ok? Ma se non sei in grado di eseguire trazione alla sbarra, il primo step sarà quello di andare a mettere in pratica le trazioni alla sbarra in pugnatura inversa, perché in questa presa il movimento è più congeniale, riesci a sviluppare più forza e quindi ti verrà più semplice la messa in pratica di questo esercizio. Fermo restando che se devi imparare a fare trazioni alla sbarra, questo non sarà il tuo primo esercizio. Avremo degli esercizi di avvicinamento per andare a centrare questo primo obiettivo, ossia andare a mettere forza nei tuoi muscoli, ma nello stesso tempo lavoreremo anche sulla mobilità delle spalle, perché come ti ho detto questi due punti sono fondamentali per riuscire a mettere in pratica in modo corretto l'esercizio delle trazioni alla sbarra. Uno dei primi esercizi che ti consiglio di eseguire per cercare di migliorare la forza dei muscoli di tirata è sicuramente l'esercizio in cui ti appendi in modo isometrico alla sbarra. Quindi il primo esercizio che dovrei fare è appenderti alla sbarra e mantenere la posizione in sospensione. Stacchi i piedi e rimani appeso in questo modo qua. Inizialmente non sarà facile rimanere appeso, però puoi provare a fare questo esercizio a step. Magari le prime volte mantieni 10-15 secondi la tenuta, ma l'obiettivo finale che dovrai riuscire a mettere in pratica sarà riuscire a stare appeso alla sbarra almeno per 60 secondi. 60 secondi, almeno 3-4 serie. Perché questo esercizio è importante? Perché questo esercizio è importante perché incominciamo a migliorare la forza della presa delle tue mani e incominciamo a far percepire al nostro corpo di rimanere sospesi a una sbarra senza avere i piedi in appoggio. Questo è molto importante perché è proprio il primo step in cui ci avvicineremo alla sbarra. Secondo esercizio che puoi andare a mettere in pratica, possiamo andare a fare un lavoro isometrico alla sbarra. Quindi puoi aiutarti con un salto, oppure puoi aiutarti mettendo una sedia sotto la sbarra, in modo tale che devi riuscire a portarti su e mantenere in maniera isometrica questa posizione. E anche qua lo scopo sarà riuscire a mantenere la posizione isometrica in cui hai
il petto alla sbarra per almeno 30-60 secondi. Inizialmente non ce la farai, inizialmente il tuo obiettivo sarà riuscire a mantenere 5-10 secondi, ma vedrai che di settimana in settimana i muscoli della ritirata del tuo corpo diventeranno più forti e ti riuscirai a mettere in pratica questi esercizi. Quindi abbiamo visto due esercizi isometrici: braccia distese, in cui afferri la sbarra e rimani in sospensione, e poi lavoro isometrico alla sbarra, in cui rimani appeso alla sbarra e cerchi di mantenere questa posizione per il maggior numero di secondi che riesci. Questi primi due esercizi isometrici sono molto importanti. Terzo esercizio, andiamo a fare una fase eccentrica dell'esercizio delle trazioni. Quindi tu, da questa posizione, quello che ti consiglio è partire sempre comunque con il lavoro della presa inversa. Poi, se hai una sbarra bassa come in questo caso, sfruttare la spinta delle gambe per raggiungere la posizione alta. Oppure, se la sbarra è più alta, puoi mettere uno sgabello, una sedia, un box, in modo tale da avvicinarti alla sbarra. Poi da questa posizione salti, mantieni una frazione di secondo la posizione del petto alla sbarra e ne controlli la discesa. Vieni giù piano, piano, piano. E quindi facciamo una trazione alla sbarra negativa, eccentrica. Facciamo solo la fase eccentrica, in cui l'obiettivo sarà cercare di scendere il più lentamente possibile. Questi esercizi sono i tuoi primi esercizi di avvicinamento alla sbarra, e poi vedremo anche nell'ultima parte di questo video come andarli a mettere in pratica andando a sviluppare un programma di allenamento settimanale. Perché poi alla fine sì, sono importanti gli esercizi, ma quello che ti permetterà di raggiungere e centrare il risultato, di imparare a fare delle trazioni alla sbarra, sarà sicuramente andare a mettere in pratica questi movimenti. Però adesso ti voglio far vedere altri due esercizi dinamici che sono molto importanti per andare a sviluppare forza nella parte superiore del tuo corpo, in particolar modo sui muscoli della tirata. Uno di questi esercizi sono le trazioni orizzontali. Sono esercizi molto importanti perché ti permetteranno di avere più forza nel dorso in maniera dinamica. Quindi lo possiamo eseguire al TRX, che è comodissimo, oppure se non hai il TRX va bene anche lavorare su una sbarra bassa come multipower. Quindi le trazioni orizzontali le possiamo svolgere in questo modo. Possiamo fare un primo tipo di trazioni orizzontali con una presa neutra, quindi presa neutra, la classica presa hammer a martello. Quindi ti metti in questa posizione, verifichi la lunghezza delle cinghie del TRX, ti posizioni con i piedi a terra, contrai i glutei e da questa posizione tiri su, toccando con le mani il petto, e tiri distendi, su e giù, su e giù, su e giù. Il secondo esercizio, sempre sfruttando il TRX, possiamo fare delle tirate prone, ossia andando a posizionare le mani non più in posizione neutra, ma andando a girarle in posizione prona, quindi con i pollici all'interno. Ti posizioni così, blocchi i glutei e da questa posizione tiri, in questo modo qua. Tiri e vieni così. Questi esercizi sono molto importanti per incominciare a dare forza ai muscoli del tuo dorso e delle tue braccia, perché solo, come ti ho detto anche prima, se riuscirai a padroneggiare dei buoni livelli di forza, poi riuscirai a trasportare questa forza alla sbarra e mettere in pratica questi esercizi. Ma sarà importante anche mettere in pratica questi esercizi con un giusto programma di mobilità, perché come detto sarà importante abbinare esercizi di forza a esercizi di mobilità, perché una delle articolazioni più rigide nel nostro corpo è sicuramente l'articolazione della spalla, e se non avrai facilità nel distendere in verticale le braccia, non riuscirai mai a eseguire in modo corretto l'esercizio delle trazioni. Importante quindi, mentre ti stai allenando, dedicare sempre parte dell'allenamento anche alla mobilità delle spalle. Ma non dovrei fare nulla di così difficile. Mobilità, anche il semplice appenderti alla sbarra, lasciarti andare giù e cercare di stirarle, sarà importante, non sempre in modo attivo. Tieni la sbarra e stai in questa posizione. Oppure puoi eseguire un semplice esercizio, appiattisci la schiena e cerchi di distendere in questo modo. Questi sono ottimi esercizi per riuscire a migliorare l'articolarità di questa
zone del tuo corpo. Perché, come detto, forza e mobilità sono determinanti. Se manca uno di questi due punti, non riuscirai mai a fare un esercizio delle trazioni da sbarra in modo corretto. Corretto significa che il primo obiettivo, come ho detto, è imparare a fare delle trazioni a presa inversa, in questo modo qua. Le braccia si distendono e tirano, le braccia si distendono e poi tirano. Ma come detto, se non sei in grado di fare le trazioni, questo non è ancora il tuo esercizio. Tu dovrai lavorare con i 5 esercizi che ti ho mostrato in questo video. Come andarli a fare? Beh, è semplice.